siamo risorti con Cristo crocifisso e dobbiamo ancora vivere, lottare, combattere perché l'odio non vinca, perché l'odio sia sconfitto dall'amore, perché la guerra cessi, perché gli uomini cambino il cuore, perché ci sarà pace veramente nel cuore, nel tuo cuore, come diceva Sant'Efrem il Siro, quanto dentro di te tu avrai il seme della pace e porterai frutti di pace e seminerai attorno a te pace. Ma c'è anche un'altra speranza che ci riporta sul Calvario, perché vedete, Calvario, sepolcro vuoto, croce e risurrezione non sono mai disgiunti. C'è anche un'altra speranza, dicevo, che ci riporta sul Calvario e che prendo sempre da questo pensiero di Arnoldo Mosca Mondadori. E nel suo libro Cristo ovunque, egli dice che Gesù è fermo dentro i luoghi oscuri della nostra anima, così come è fermo sulla croce, e ama. Guardate, Pasqua appunto è riconoscere anzitutto i luoghi oscuri della mia anima, per poter poi passare dal luogo oscuro alla luce. E questa speranza mi viene dal fatto che in quell'oscurità io non sono solo, ma c'è con me Lui. C'è Cristo che ferma la sua croce e ama. Stupenda questa parola. Qualunque essere umano, il peggiore, colui che lo sta uccidendo, cioè colui che sta uccidendo Cristo in se stesso, colui nel quale c'è la più grande cattiveria, pensiamo a Putin, tanto per dirne uno, ma potremmo fare tanti nomi del passato ma anche del presente. Colui nel quale c'è la più grande cattiveria, se avrà il coraggio di scendere in se stesso, troverà Cristo e il fuoco del suo amore appostato dentro la sua ferita. Perché Gesù si presenta agli apostoli con le piaghe, con le ferite, con le stimmate? Per dirci appunto che noi dobbiamo, per risorgere, dobbiamo scendere nei nostri inferni, scendere in noi stessi e farci avvolgere e bruciare dal fuoco dell'amore di Gesù. Da qui il Cristo salva l'essere umano, cioè dalle nostre piaghe, dalle nostre ferite, non per i meriti, non per le virtù, ma per l'umiltà con cui un essere umano si lascia guardare dal suo viso d'amore, cioè dall'amore di Gesù che muore per lui, che muore per te e che muore per me. Una santa Pasqua di umiltà, una santa Pasqua di capacità di scendere in noi stessi, toccare le nostre ferite e offrirla al risorto che di là farà sì che la nostra resurrezione inizi e sia veramente una Pasqua, e una Pasqua per il mondo intero. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!